Adesso parliamo invece di scuola e di legalità, perché il professore, giornalista e direttore di Italia 20 TV, Nello De Martino, ci parlerà del mondo che lui vive quotidianamente, che è quello della scuola, e anche come vivono i ragazzi il mondo del lavoro e della legalità. Buongiorno a tutti e faccio tanti auguri all'amico Alfonso Lombardi, con il quale mi condivide anche un'originaria esperienza legata al giornalismo, perché insieme abbiamo fatto camminare un free press che si chiamava Sunny Talk e parlava di medicina e benessere. Però voglio anche rimarcare l'attenzione che Alfonso ha sul mondo della diversa abilità, e voglio ringraziare gli amici con un vostro applauso del linguaggio dei segni, che stamattina hanno dato una espressione tangibile di come la diversa abilità rappresenti una preziosa risorsa di progresso e sviluppo in una società che si identifica come realmente inclusiva, perché la parola inclusiva deve essere rispettata da fatti concreti, e quello di stamattina è un fatto concreto che noi apprezziamo. Io sono un docente dell'Istituto De Gennaro di Vico Equense, che da una statistica e da un sondaggio del Sole 24 Ore è stato definito come uno dei tre istituti alberghieri più importanti d'Italia, e come sapete sicuramente li vedete, gli chef televisivi Antonino Carnavacciuolo, Gennarino Esposito e non ultimo Antonino Montefusco, che è lo chef executive dell'Albergo Vittoria, dove ricorderete Lucio Dalla scrisse quel pezzo famoso e indimenticabile Caruso, che ci piace sempre riascoltare. E vi dicevo di questa comunanza con Alfonso anche sul tema della legalità, perché noi abbiamo organizzato a De Gennaro una iniziativa che si chiamava Onorevole per un giorno. Alfonso, e tu l'hai ripresa ovviamente andando a raccontare questa tua esperienza di uomo della legalità, di imprenditore, ma soprattutto di figlio attaccato ai valori, alla famiglia, a quello che conta, a quello che ci ristora il cuore, specialmente in questo periodo che prelude il Natale. Ieri sono stato come giornalista all'Oasi San Francesco e il Monsignor Alfano, l'arcivescovo di Sorrento Casalamani di Stabia, ha avuto tanta dolcezza nel parlare con questi anziani, è andato in tutte le stanze e ci ha fatto assaporare il valore vero che non va mai trascurato, quella della fratellanza, dell'amicizia, specialmente verso i più deboli. Io voglio ricordare che queste tematiche sono fondamentali per i giovani, perché i giovani attraverso questo sistema educazionale riescono a progredire, riescono ad evolversi, e sono contento che Alfonso in questo libro abbia dedicato proprio ai giovani e al mondo della scuola un'attenzione particolare. Io auguro a lui e a questa iniziativa editoriale le migliori fortune. Noi lo seguiremo con Italia 20 TV, con Telecapri, dove anche con l'Appro, e daremo promozione e valorizzazione a questa sua brillante iniziativa. Grazie.